L'ipocondroplasia è una forma di nanismo micromelico simile alla condroplasia, ma senza alterazioni del massiccio cranio facciale e con segni clinici e radiografici più attenuati. Quantunque già presente alla nascita, essa viene abitualmente riconosciuta nella seconda infanzia, quando si rende più evidente il ritardo staturale e la conformazione corporea assume caratteristiche di tipo acondroplasico. Il tronco è tozzo, di lunghezza normale, con accentuazione della lordosi lombare e addome prominente. L'accorciamento degli arti modesto, le estremità corte e tozze con dita brevi, ma senza mano tridente. L'estensione del gomito e la supinazione dell'avambraccio sono limitate. In quasi la metà dei casi esiste varismo delle ginocchia. L'altezza definitiva varia da centimetri 125 a centimetri 145, con una media di centimetri 135. L'intelligenza è conservata. Il quadro radiologico è poco dimostrativo nel piccolo bambino e significativo solo in epoca più tarda o nell'età adulta. Cranio nei limiti della norma. Corpi vertebrali normali nel bambino. Successivamente di aspetto condrodistrofico con abnorme brevità dei peduncoli e distanza interpeduncolare del tratto lombare inferiore talvolta ridotta. Diafisi tozze, ma senza incurvamenti. Metafisi allargate, inserzioni muscolari sporgenti, collo del femore corto, trocanteri prominenti, perone sproporzionatamente lungo rispetto alla tibia, bacino nei limiti della norma o con modiche alterazioni, cotili orizzontali. La sopravvivenza è normale, con prognosi funzionale discreta. Nella donna è possibile la distocia. La malattia si trasmette con carattere autosomico dominante, gene FGFR3 mappato in 4P16.3. La maggioranza dei casi è costituita da mutazioni. Presenta un'ampia variabilità di forme che sfumano da una parte nel nanismo vero e proprio e dall'altra nella quasi normalità. Ipocondroplasia. Bambina di 5 anni. Conformazione cranio-facciale normale, micromelia, diafisi tozze, pedunculi vertebrali corti. Ipocondroplasia, bambino di 9 anni, cranio globoso con volume lievemente aumentato e base un poco ristretta, colonna vertebrale normale con distanze interpeduncolari conservate, metacarpi e falangi tozze. Dita di differente lunghezza, spazi interdigitali di ampiezza normale. Stesso caso, ali iliache piccole, verticalizzate, cotile orizzontale, collo femorale corto e tozzo, trocanteri prominente, modesto accorciamento diafisario delle ossa lunghe che appaiono tozze specie a livello degli arti inferiori, metafisi allargate, ginocchia avare, tibie lievemente incurvate. Ipocondroplasia. Bambina di 12 anni. Scheletro cranio facciale normale. Mani tozze con dita brevi, tendenti all'isodattilia, ma senza allargamento del terzo spazio interdigitale.